Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a giocare con quello che sembrerebbe essere l'impulsi del momento, forse addirittura l'arma del momento. Sto parlando del fucile a impulsi ottenibile dal pass stagionale Freddo di Niego, un fucile a impulsi veramente fortissimo, incredibile. Lo so che sono un po' in ritardo, ma non ho giustificazioni, semplicemente sono un po' in ritardo. Ma andiamo subito a vedere con quali perk l'ho droppato. Innanzitutto, Freddo di Niego, come ho già detto, ci ottiene dal pass stagionale a livello 45, mi ricordavo 30, invece no. E devo dire che sono stato anche abbastanza fortunato, perché l'ho droppato con dei perk veramente buoni, secondo me. Innanzitutto abbiamo un calibro ristretto che ci aumenta agitata e stabilità, e un caricatore flangiato che aumenta leggermente la stabilità e notevolmente la velocità di ricarica, cosa che si fa sentire veramente parecchio. I perk invece rollabili sono momento zen, quindi causare danni con quest'arma nel tempo ne aumenta la stabilità, veramente molto buono. E cerca teste, che secondo me per un impulso a bassa cadenza è veramente, non dico necessario, però è un grandissimo vantaggio ad averlo. Inoltre, come se non bastasse, ho anche un prodigio sulla stabilità che ho portato assolutamente al massimo, che rende quest'arma praticamente ferma, e ho voluto metterci anche un regolatore di mira che non fa mai male. Ma detto questo, andiamo subito a vedere come si comporta l'arma in partita. Ok, la prima cosa che c'è da dire riguardo a quest'arma è sicuramente che è un impulsi a bassa, ma bassa bassa cadenza. E adesso penso lo vediate subito. Quindi diciamo che come archetipo di impulsi potremmo dire che assomiglia all'ala della vigilanza, o comunque appunto a impulsi a bassa cadenza, vedete la vigilanza che mi picchia. Di conseguenza per me è automatico associare bassa cadenza ad alta gittata, o perlomeno ad alta distanza, nel senso che quest'arma, usarla da distanze più corte, secondo me non è per niente un'ottima scelta. E posso anche spiegarvi per quale motivo. Tanto vedete che il fatto che abbia una bassa cadenza è devastante, perché ci permette di uccidere in due raffiche, il che è allucinante. Però dicevo, un'arma del genere, usarla da una distanza più corta, da una distanza più ravvicinata, è un suicidio, perché non ce la fa, non ce la si fa. Vediamo se riesco a farvelo vedere. E invece ce l'ho fatta, è incredibile, pure in headshot. Diciamo che se vogliamo usarla da una distanza più corta, bisogna necessariamente andare a deep fire, che ovviamente va a discapito della mira. Porca miseria. L'unico modo in cui probabilmente potremmo utilizzarlo, e che secondo me è reso possibile dal mirino, che è assolutamente a basso zoom, a zoom ridotto, è di fare una scarica bene o male in testa e poi andare di corpo a corpo. Solo che contro un pompa non è assolutamente l'ottima scelta. E devo dire che comunque sono abbastanza sorpreso, perché come sapete io non amo le armi a bassa gittata, che siano a bassa cadenza, che siano impulsi, che siano automatici. Insomma, in generale preferisco la cadenza all'impatto, tranne per quanto riguarda gli archi ovviamente. Eppure con quest'arma mi trovo veramente veramente molto bene. Forse perché, come vi ho detto, essendo a bassa cadenza è abbastanza simile anche... Ok, pensavo di aver ucciso l'Evoca Tempesta, non capivo come. Dicevo, è abbastanza simile anche a un mana della vigilanza, che comunque è sicuramente un tipo d'arma diversa, perché sparando 5 colpi ha un'ampiezza del cono di fuoco, tra virgolette, che non è cono di fuoco, però insomma, dove spariamo decisamente maggiore. Però anche questa, basta mettere essenzialmente una raffica in testa, e con due, massimo tre raffiche, il gunfight è andato. Ovviamente se poi incontriamo un menzogno di Felwinter selvatico, ci possiamo far poco. Ora, personalmente questa non è un'arma che utilizzerei normalmente in quick, insomma in generale in qualunque altro tipo di partita, per il semplice fatto che io gioco molto con il cecchino, come sapete, quindi un'arma del genere mi andrebbe essenzialmente a sostituire un cecchino. Se io gioco con un impulsi del genere e un cecchino mi pushano un minimo, sono bello che morto, a meno che non divento Gesù e riesco a mettere tutti quanti in uno scopo corpo a corpo che voglio. E beh, quindi se volete utilizzare quest'arma necessariamente va accompagnata con un pompo, comunque con un'arma che sia buona dalle corte distanze, perché altrimenti non riuscite assolutamente a compensare. Il pistolero è morto? Non ho capito. No, non è morto. Però sicuramente se siete un amante di questo archetipo di arma e vi piace giocare con il pompa, questa è decisamente l'impulsi che fa per voi. Vedete, due raffiche in testa e va. Poi con cercateste assolutamente non...
Cioè non c'è nemmeno bisogno di mirare troppo, perché come avete visto in testa fa 38 con due colpi al corpo. Cerca testa è un perk veramente che in questo tipo di arma secondo me è essenziale, perché ci permette di riuscire magari a recuperare se andiamo a... Mori. Se andiamo a failare qualche colpo in testa, che essendo un'arma a bassa cadenza altrimenti non avremmo tempo di recuperare. Ok, questo è l'unico modo secondo me con quale possiamo competere contro un gunfight dalle corte distanze, ovvero fare qualche raffica bene o male in testa e poi corpo a corpo. Perché altrimenti è veramente infattibile. Comunque vedete che nonostante non sia un tipo di arma che mi fa impazzire, sto facendo una buona partita, mannaggia a questo tipo col pompa, amori. Mi son fatto qualche partita di riscaldamento, ovviamente non ho giocato male, perché essenzialmente è una buona arma. Ci basta mantenerci un attimino distanti e assolutamente il suo lavoro lo fa e lo fa anche molto bene. Sarebbe carino magari riuscire a vedere, a confrontare quest'arma con l'ala della vigilanza, che è un altro impulsi che in questo momento è tornato abbastanza in pista, è riuscito a farsi valere rispetto alle altre armi. Quindi magari, non so, scrivete qua sotto nei commenti se vi potrebbe piacere un video a confronto con quest'arma e l'ala della vigilanza, che sarebbe interessante anche per il fatto che questa è un'arma leggendaria mentre l'ala della vigilanza è esotica. Ecco, vedete, la vigilanza fa veramente malissimo. Se la prima raffica non l'avessi failata, il gunfight l'avrei vinto. C'è anche da dire che nonostante sia questo tipo di arma, non ha un chissà quale gittata, eh? Quindi questo è un punto che va assolutamente a suo sfavore. Probabilmente con un po' più di gittata sarebbe stata però veramente devastante. Non oso immaginare come potrebbe essere quest'arma con un caricatore assassino o con un caricatore multiuccisione. Io penso che con caricatore assassino forse no, però con un caricatore multiuccisione per due sicuramente questa va a shottare in una raffica. E diventa veramente qualcosa di assurdo. Soffermandomi un attimo sul mirino, devo dire che sicuramente mi piace, perché come sapete io prediligo sempre i mirini a zoom ridotto. Però probabilmente sarebbe stato un pochino più carino forse averne uno a zoom medio su quest'arma, perché appunto essendo che bisogna utilizzarla da distanze abbastanza lunghe, abbastanza grandi, sì è vero che ci dà un attimino più di libertà in eventuali gunfight dalle corte distanze, anche se non è che sia chissà quanta libertà. Però probabilmente in altre situazioni sarebbe stato un attimino più comodo avere quel pizzico di zoom in più che magari ci avrebbe aiutato a mettere colpi in testa. Ora non so se effettivamente esistano altri mirini per quest'arma, fatelo sapere nei commenti, perché io ho droppato solo questa e non ne ho provate né viste altre. Ok ragazzi, quindi questa era l'arma. Sicuramente abbiamo visto che è un buon impulsi, non è il mio tipo di impulsi preferito, però per alcuni potrebbe veramente essere l'arma del momento. Detto questo, quindi io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate e condividetelo, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.